che me la sbraco in mano. C'ho il telecomando e non mi schiodo dal divano. Fisso sulla tele, le guerre, le mammelle e TRL, che debella ogni ribelle. Con stelle in passerelle, fra folle di pulzelle. Il pubblico è in delirio, lo sto nella pelle. Osservo il terzo millennio che avanza, stampata sulla faccia indifferenza ed ordinanza. Ok, si pranza, esco dalla stanza e mi trascino fino al frigo. Ho fame, non cucino perché sono troppo pigro. Scaldo lo squallido, sendo incolore che incide sul mio umore, mentre il microonde ne confonde consistenza e sapore. Sale la depressione, ne accendo un'altra torno alla televisione. Si impone la questione, ma sono solo io e la mia generazione. Quando scopro che preferisco restare in casa a fumare erba piuttosto che uscire, allora capisco che siamo proprio una generazione di merda. Siamo una generazione del genere, degenere, il genere ci puoi vedere tendere a dipendere da un sacco di bacco e tabacco. Assolutamente poca venere, si venera piuttosto la Maria che sulla mia faccia lascia traccia. Con una patetica apatia, un'ipotetica utopia, non trova spazio nella mia giovinezza. Sotto anestesia, lo so, ci vorrebbe impegno, ma non me la sento, non tento. Mi presento come il tipico esempio di ventenne del terzo millennio. Che bello, non mi so adeguare, ma nemmeno mi ribello. Né contestazione, né soddisfazione. Né contestazione, né soddisfazione. La mia generazione non fa la rivoluzione. L'unica differenza tra noi e i morti è il mio processo di putrefazione. Mi decompongo intanto, il mondo passa e non mi oppongo, in quanto in fondo basta non fermarmi, armi di distrazione di massa. Boy band nella mano, boy band nella cassa. Quando scopro che preferisco restare in casa a fumare erba piuttosto che uscire, allora capisco che siamo proprio una generazione di merda. Questo terzo millennio, ma noi da morire, ricchi e decadenti e senza niente da scoprire. Questo terzo millennio, ma noi da morire, ricchi e decadenti senza niente da scoprire. Disco! L'infanzia della mia generazione è stata stare soli per ore con una televisione. Come babysitter avevo un programma e ho imparato a dire bim bum bam prima che mamma. Noi non giocavamo a calcio in cortile con gli amici, non andavamo in triciclo oppure in bici, in quanto fin da piccoli ci rinchiudevamo tutti in casa con un PC. Alieni a tutto ciò che non è cyber, sai che sono meglio di MacGyver. Quando frugo Google, ma non so farmi un piatto di pasta con il sugo, al punto che sono maggiorenne già da N anni e vivo ancora a casa con il papi e la mami. Senza l'assenza di responsabilità non mi facilita, mi debilita la già scarsa voglia di lottare, ormai è scomparsa. E faccio la comparsa in una farsa su me stesso, recito la parte di me che mi interesso. Oscillo più non posso fra l'apatico e il depresso. Altro che Gaber, la mia generazione ha perso. Quando scopro che preferisco restare in casa a fumare erba piuttosto che uscire, allora capisco che siamo proprio una generazione di merda. Questo terzo millennio, ma noi da morire, ricchi e decadenti e senza niente da scoprire. Questo terzo millennio, ma noi da morire, ricchi e decadenti senza niente da scoprire. Beh, secondo me ci siamo, allarghi proprio un... Accendi i sistemi un po' più avanti. Telecomando al rovescio. La rifacciamo al volo. Presidente, tutti. Li devi mandare via tutti. Tutti. Vabbè Silvio, facetti. Vabbè, tutti. Ciao. Pronti? Che cazzo di me? Playback. Vai.
E ciao, quest'oggi abbiamo con noi il grande, grande PHL che sta facendo il disco della minchia e se la tira, come va insomma? Me la tiro abbastanza bene ultimamente con i miei fratelli, stiamo facendo un sacco di yo. No, quella proprio alta, la X. Esatto, però fai con due dita magari, quella alta. Quell'alta, mi tira un po' quell'alta. Però la... Perfetto, tu devi guardare lì quando parli. Io non vedo neanche bene dove è la macchina. È qui, è questa sagoma nera.